qualche cosa? Dani, come sta? Fa un momento. A volte parla, altre volte non dice più niente. Che peccato. Un pezzo d'uomo ridotto così. Cassino che ho passato. Vero? Certo che anche per voi deve essere un sacrificio enorme. Rinunciare al proprio uomo. Me la cavo. Dovete ritirare qualche cosa? E se Cosma ne vuoi tu? Lo sapete? No. Passate sotto la sud. Passate come sta vostro marito e passate come sta tua figlia. Vi ringrazio. Tiriamo avanti. Siete una donna in gamba. Ma, su. Tutto quello che tengo da fare non me ne accorgo proprio. E poi i figli fanno il resto. E i figli? Ah, tu sta? Chi vero ma? Sempre insoddisfatto. Non ci può scagliare una parola. A tavola a casa mia. Non si mette giù. Ma come? Voi avete una bella moglie. Ci siamo sposati a 16 anni, troppo presto. A 17 anni il primo figlio e voi capite. Con il tempo l'accordo fornisce e forse si scopre che non era proprio la donna che volevi vicino. Quelle donne non vi sono mai mancate. No, ma volesse vicino una femmina come me. Avete deciso. Voi siete una bella donna con qualcosa in più che le altre non. Agadecita, sta dove ti mettiamo. E smettetela! E lasciatemi lavorare che oggi non è proprio giornata. Vi posso offrire un aperitivo al Gambinus. Ma che aperitivo? Ma stamattina a me è pulito. Mese per mese pago quello che mi chiedete. E ne farei volentieri a meno se solo potessi. Ma sarei una musca bianca. Se me lo chiedete, non pagate più. E non fiori. Papà fa sta tranquillo. Da chi? Lasciamo stare le cose come stanno. E rispettate i miei sentimenti. La vostra ora diventa un'imposizione che io non accetto. Ma nessuna imposizione, ma per carità, è che questi sentimenti vostri io non so sprecare. Oramai, vostro marito. Ma basta, no! Non mi permetto! Ma mamma!